siccome l'utenza si scaglia contro di noi, contro me che vede per strada e non con chi non gli dà le risposte, ho deciso di fare un video. Le colpe di tutto questo dove sono? Di chi sono? Hanno aumentato il biglietto da 1 euro a 1,50 euro, ma i debiti sono triplicati, quadruplicati, siamo a più di 1 miliardo. Siamo 12.000 dipendenti in ATAC, meno della metà guida. È un rapporto troppo iniquo, troppo poche persone guidano. Un servizio che si basa sul trasporto di persone ha meno personale viaggiante di tutti i dipendenti. Il ragazzo che avete appena ascoltato si chiama Christian ed è un giovane autista dell'ATAC. Nel suo video, che in pochi giorni è diventato virale su internet, Christian ci spiega perché non dobbiamo dare la colpa agli autisti dell'ATAC per i disagi nei mezzi di trasporto. Noi di fanpage.it l'abbiamo incontrato. È stato fatto distinto, non c'era l'autobus per lavorare. Dopo 30 secondi che mi avviavo al deposito, ho deciso di informare così i cittadini. Poi sono venuti a contestarmelo e ho pensato che non è giusto mettere il bavaglio a chi vuole informare 800.000 passeggeri, visto che l'ATAC mette i manifesti, trasportiamo 800.000 passeggeri. E i link poi li prendono in giro tutti sullo stesso autobus. Io credo che debbano essere informati. Adesso il problema centrale in questo periodo è l'aria condizionata. È uscito un articolo giorni fa dove uno studio indica che guidare un mezzo dove la temperatura interna è superiore ai 35 gradi è come guidare sotto l'effetto di alcol. Quindi i passeggeri sono in pericolo. L'azienda ha deciso che dopo le 18 si può girare liberamente anche senza aria condizionata. Abbiamo visto le temperature notturne, anche a mezzanotte fanno 30 gradi. Però le disposizioni sono quelle, ci atteniamo a quelle. E, purtroppo chi si sposta nelle ore centrali della giornata ha ancora più disagio. Lo sciopero bianco non esiste perché il beige fisicamente non c'è mai stato, però c'è stato sempre un foglio di via che noi compiliamo a inizio e fine turno con la firma e poi abbiamo su ogni autobus il dispositivo satellitare, quindi quello controlla ogni minimo movimento, controlla ogni partenza, controlla quanto stiamo fermi. Se stiamo fermi più di 5 minuti parte il procedimento disciplinare oltre il tempo di partenza. Quindi l'autista non ha facoltà di fare ciò che vuole. Credo che la gente mi starà vicino perché l'ho fatto per loro principalmente, perché non li vedo rassegnati alle fermate. Sanno quando escono di casa, non sanno quando tornano. L'utenza vede me come prima persona a cui chiedere, a fare domande e da me si aspettano le risposte. Il primo obiettivo era fermare queste aggressioni. Spero che in questi giorni non ho sentito nulla, non mi sembra che ci siano state. Mi fa piacere che mi guardano appena salgono sull'auto e mi dicono a te devo dire buongiorno. Io dico a te devo dire grazie. E questo è il bello, il profumo di libertà, il profumo di onestà. Perché la colpa non è dell'autista, è chiaro, perché se non ci sono, io vado al lavoro, non c'è l'autobus per lavorare, che colpa posso avere? Ci sono stati giorni solo nel mio deposito, che siamo 300 autisti, che 70 stavano lì seduti senza la possibilità di lavorare, non c'è il materiale. Sì, dopo il primo video mi è stato detto che dovevo attenermi al codice etico. Io credo che si debbano vergognare perché prima di un codice etico, di chiedermi a me di rispettare un codice etico, devono rispettarlo loro verso gli 800.000 passeggeri che trasportiamo ogni giorno. Non ho guardato a me, a quello che poteva accadermi. Ho pensato più alla gente. Credo che valga la pena rischiare una persona. Se si può risolvere il problema di tante. Deve partire da qualcuno. Come sto dicendo questi giorni, i silenzi, le paure ci hanno portato a quello che a dove ci troviamo. Ci vuole più coraggio, ci vuole più coraggio. Se siamo tanti, non possono farci niente perché loro sono veramente pochi. Ci siamo fatti intimorire da poche persone. Siamo la maggioranza, siamo tanti contro niente, si può dire. Spero che quell'avvocato che starà presso
che starà preparando la mia condanna, butti quella penna e mercoledì venga lì con noi. Ecco, tu ci sarai quindi mercoledì in Campidoglio a questa protesta? Sì, ho chiesto un cambio turno perché ho un turno centrale. Se mi verrà accordato, comunque o la mattina o il pomeriggio, a sorpresa, voi stateci il più possibile, prima o poi arriverò. Tanti colleghi rassegnati dicono devo dare da mangiare a mio figlio, devo pagare l'asilo nido, quello mi ha colpito, tanta rassegnazione. Io metterò la faccia per loro, ma devono starci tutti per far capire che uniti si può vincere.